Amici sportivi, un caro saluto da Andrea Anselmi, ben ritrovati con una nuova puntata di White Red News, il rotocalco sportivo settimanale, ormai lo sapete, interamente dedicato alle vicende calcistiche e non solo dell'FC Südtirol. Nel corso di questa puntata andremo anzitutto a conoscere meglio il prossimo avversario dell'FC Südtirol, ovvero il Bassano, cui i biancorossi renderanno visita sabato in un altro scontro diretto in chiave playoff valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Vi mostreremo anche gli highlights di Südtirol Triestina con i biancorossi che grazie alla seconda vittoria di fila, al 12° risultato utile con 7 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 13 partite, sono balzati al 5° posto in classifica. Ma poi vi proporremo anche un servizio inerente a una recente visita di una delegazione di calciatori biancorossi alla scuola media Aufschneider a Bolzano per invogliare, incentivare gli alunni, i ragazzi alla pratica sportiva. Ma adesso vado immediatamente a presentare i miei ospiti, ora che li vedete inquadrati. Alla mia destra, una delle colonne difensive, delle migliori difese del campionato di Serie C, quella del Südtirol naturalmente, Kevin Vinetò. Ciao Kevin, benvenuto. Ciao, grazie. In nostra compagnia, alla mia sinistra, è tornato a trovarci una delle prime firme calcistiche non solo del quotidiano Dolomiten, Alex Raffiner. Ciao Alex, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Ok, primo giro di domande con i nostri ospiti per rompere il ghiaccio. Inizio da Kevin Vinetò, 5° posto in classifica, 2 soli punti dal 2° posto. Possiamo iniziare a sognare in grande? Ma iniziare a sognare non lo so, perché la strada è ancora lunga, però penso che come inizio sogno c'è bene, diciamo che prendiamo partite dopo partite, l'importante è che siamo riusciti ad allineare due vittorie di fila e non era ancora successo quest'anno e dobbiamo dare continuità ai risultati. Alex, ieri si è chiuso il calciomercato, il Südtirol non ha fatto alcuna operazione in entrata dopo quella di inizio gennaio di Candellone. Va bene così perché insomma sono stati salvaguardati anche gli equilibri solidi di squadra o ti aspettavi qualcosa in entrata, magari in attacco? Ma dipende come si vedono le cose. Diciamo che dopo l'acquisto di Candellone, diciamo, era un po' nell'aria che non ci fosse un altro colpo importante, magari si pensava a qualche scambio, però sinceramente prima che iniziava il mercato mi aspettavo un attaccante magari un po' più esperto, un po' perché si parlava di Gliozzi, no? qualche settimana, qualche mese fa ormai, che sicuramente è più una certezza di Candellone. Candellone poi non è nato centravanti, quindi è sicuramente un'altra scommessa che l'anno scorso ha fatto bene, però magari lì mi aspettavo qualcosa in più, diciamo non nel numero degli acquisti, ma okay, nell'acquisto, nella qualità, nell'attaccante, dice. Un attaccante magari un po' più pronto per la categoria, non un attaccante che ha fatto un anno, diciamo. Anche se Candellone, insomma, nelle prime apparizioni ha fatto bene, no? No, ha fatto bene, è subentrato due volte decisivo, ricordiamoci della deviazione, sì, con la Fermana e poi anche contro la Triestina. Molto diciamo, quasi bye, ci ha messo lo zampino. Ecco. No, è entrato molto bene, si vede che è in forma. No, sicuramente Zanetti adesso ha più alternative in attacco, però sicuramente dipendiamo molto ancora dai gol di Costantino. Ok, e poi ne parleremo. Adesso, dopo le prime considerazioni con i nostri ospiti, ci andiamo a vedere il servizio introduttivo di questa nuova puntata di White Red News. Conosciamo meglio il Bassano e lo facciamo anzitutto attraverso gli highlights di Pordenone Bassano, con i vicentini che hanno pareggiato in Friuli, conquistando il loro 4° risultato utile di fila dopo 3 vittorie consecutive. Vediamo. Pordenone Bassano, ultima chiamata, almeno per qualcuno. Un saluto da Marco Agrusti per Serie C TV. A inventare qualcosa anche il Bassano con Diop che ha spazio per andare uno contro uno con Stefani. Diop dentro, c'è Venitucci, c'è Diop che punta la porta, Diop con la punta. Colta Nunzella riesce comunque, il numero 23, a tenere il pallone in campo. Bombaggi di testa, è buono il pallone per Nocciolini che può andare in profondità. Nocciolini adesso è solo col destro. Nocciolini, pallone sfiora il palo. Per la seconda palla
Vaburrai, tagliato, colpo di testa provato da Formiconi, c'è proprio Zammarini, non arriva Bombaggi, col destro Bombaggi, centrale, grande. Il più bravo Bizzotto in questo caso recupera e poi c'è il contropiede che può partire del Bassano ancora una volta con Diop, 3 contro 3, ci sono Diop, Minesso e Venitucci, Diop contro Stefani, 1 contro 1, Diop prova lo spazio per il tiro a giro, si inventa un gol bellissimo. E se ne va Nocciolini, ne salta due anche l'intervento di Bizzotto. Nocciolini, poi il taglio per Bombaggi, dentro ancora per Magnaghi, colpo di testa di Magnaghi. Può partire Burrai, è buono il colpo di testa di Formiconi, arriva subito il pareggio del Pordenone. È arrivato anche Carcalis, che adesso però se ne va. Venitucci dalla bandierina, pallone che spiove, Diop di testa, è riuscito. Ancora Burrai, campo di spazio, gli detta il passaggio Formiconi, sceglie invece Nocciolini con una gran palla. Nocciolini ha provato il gol del weekend. È uno tra Ciccarelli e Ciurria alle spalle di Magnaghi, oppure di Gerardi, che ricordiamo è in panchina. Pallone verso Diop in area di rigore, Diop anticipa anche per il break. Sembrava un po' stanco, invece questa volta accelera, poi torna però a dimostrare stanchezza perché perde il pallone. Venitucci per Diop, è in posizione buona, Diop al pallone sul destro. Bortot è uno dei più freschi di tutti perché è entrato all'inizio del secondo tempo. Bortot parte, cross verso Proia, il colpo di testa di Minesso, l'occasione colossale per il Bassano. È arrivato il pari della Triestina intanto contro il Suttirol, contropiede per il Bassano. Con Venitucci, pallone per Fabbro, è tutto buono. Fabbro col destro, fuori. Sale il ritmo il Pordenone, anche con chi è in grado di saltare l'uomo come Ciccarelli. Nunzella, parte il cross di Nunzella. Questa volta non è male, colpo di testa di Gerardi. Andreoni, pallone sul secondo palo. E poi il sinistro di Botta, centrale. Ciccarelli, alza la testa Ciccarelli, vede Di Agostini. Parte il cross di Di Agostini sul secondo palo. Gerardi di testa, pallone che finisce fuori. Eccola, recupero. Fanno festa i tifosi del Bassano, più perplessi quelli del Pordenone. Finisce qui, è 1-1. Chissà se basterà a salvare Colucci. Basta sicuramente a Colella. Kevin, oltre ad essere naturalmente una sfida playoff, è anche una prova di maturità quella di Bassano per capire, insomma, quanto siete forti, dove potete arrivare, per accrescere anche la vostra consapevolezza, che è già abbastanza alta, a dire la verità. Sì, certo, perché c'è. Nonostante sia una fida, sì, playoff, il Bassano è c'è una bella squadra, è l'unica squadra che ci ha battuto in casa in girone d'andata. E niente, usciamo da due vittorie, c'è guai a specchiarsi troppo. Mm-hmm. E, sì, abbiamo voglia di confermare che meritiamo di stare in alto classifica e niente, è sempre una partita fuori casa, quindi abbiamo dimostrato che in casa c'è difficile venire a giocare contro di noi, ma dobbiamo dimostrare anche fuori casa se vogliamo ambire a qualcosa in più. Ascolta, Bassano, che è una buona squadra già di suo, che è in un buonissimo momento, dicevo, 4 risultati utili, 3 vittorie prima, poi il pareggio su un campo importante contro un avversario qualificato come il Pordenone. Ma la sensazione nel vedervi giocare è che ormai non abbiate più paura di nessuno, è così? No, vabbè, paura non penso che non abbiamo mai avuto paura di nessuno. Rispetto sempre, perché cioè, noi la nostra forza è di essere una squadra umile. Però siamo, come hai detto, siamo consapevoli dei nostri pregi e anche dei nostri difetti, quindi lavoriamo tanto con il mister sui nostri difetti e cerchiamo di limare al massimo sì, i nostri difetti, gli errori personali che ci hanno condizionati a inizio girone d'andata. Parlavi della gara d'andata, giustamente sottolineavi Bassano che ha vinto il Druso e ha inflitto il Suttirol, la prima e unica per adesso sconfitta casalinga. Che ricordo hai di quella partita? Perché era un Bassano diverso, c'era un altro allenatore, c'era Maggi, ora c'è Colella, sì. Ma era soprattutto un Suttirol diverso, perché probabilmente in quel periodo eravate ancora in fase di rodaggio, no? Sì, sì, è vero, però nel ricordo che ho è che era una partita che comunque poteva finire con un risultato diverso, poteva finire uno pari, poi abbiamo preso questo secondo gol che su un rimpalo, sul palo, cioè la palla è ritornata proprio sull'attaccante che ha insaccato, però cioè, era una bella squadra, però non ci aveva messo sotto. Mm-hmm.
Ed era stata una questione di episodi, sono anche d'accordo. Parlavamo del Bassano, parlavamo del fatto che si gioca in trasferta. All'inizio Sutilo che faceva pochissimi punti in trasferta, adesso ne fa tantissimi nelle ultime tre partite, due vittorie e un pareggio. È anche lì stato il vostro salto di qualità, insomma? Sì, anche lì, perché dal momento che abbiamo capito che c'è anche fuori casa potevamo fare punti e giocare più, cioè star più tranquillo, proporre il nostro gioco. E anche le altre squadre hanno visto che c'era un sottotitolo diverso che faceva anche paura a certe squadre. Quando siamo concentrati e ascoltiamo quello che ci dice il mister, cioè dipende spesso da noi. In una sfida, Alex, così importante come quella di Bassano, quanto può pesare l'assenza di un calciatore importantissimo per il Sutilo come Fabian Tait, che è squalificato? Può pesare molto. La prima partita mi sembra che manca in questa stagione. Poi non c'è neanche una vera alternativa, no? In quella posizione lì. Bisogna poi vedere cosa decide il mister di fare. Ho parlato prima col... Cognetto, okay, non mi ha voluto dire cosa vuol fare il mister. Bravissimo, i giornalisti sono sempre pretattica. Infatti sono più possibilità, magari Bro, che sicuramente ha la corsa per giocare in quella posizione lì. Poi il sostituto naturale di Tait sarebbe Sess, no? Sì. Che però quest'anno non ha mai giocato, quindi non penso che Zanetti scelga lui. Secondo me Bro può essere una buona soluzione, poi bisogna vedere come se la cava, perché poi è un avversario forte. Parlando della partita di andata, sicuramente è stato il periodo più brutto in questa stagione, perché poi è venuta la sconfitta col Gubbio, no? Già. E c'era un po' aria di crisi in quel periodo lì. Era un Sutilo che subiva gol facilmente e soprattutto che degli episodi chiave del match subiva gol. Sì, poi gol, era una brutta partita, più una partita da 0-0, quella con Bassano. Poteva tranquillamente finire in pareggio. Però lì poi c'era, dopo la sconfitta col Gubbio, è arrivata poi quella vittoria col Modena. Sì, e esatto. Poi da lì, anche poi se poi c'era la sconfitta col Padova, però da lì poi è nata un po' questa squadra che adesso ha un cammino incredibile, no? Nelle ultime 13 partite, come hai ricordato te prima. 7 vittorie, 5 pareggio, una sola sconfitta. Da primi posti. E poi la difesa, 5 gol mi pare. Nelle ultime 13 partite. Con 9 partite senza gol al passivo, insomma. E tantissime vittorie per 1-0, no? Che magari non è bello, no? Sì. Però poi è concreto, alla fine conta, vincono quello, sempre, no? Le squadre che prendono meno gol e non quelli che segnano di più. Ascolta, 3 ex nel Bassano, il portiere Grandi, l'attaccante Mattia Minesso, il direttore generale Werner Seber, che ricordi hai di loro nei loro trascorsi al Sudtirol, seppur diversi ovviamente l'uno dall'altro, chi è rimasto di più, chi di meno? Ma Seber era qua 2 volte, no? La prima come direttore generale con Sannino, già, che ha portato la squadra fra i professionisti, sicuramente una vittoria importantissima, no? Perché il salto dai dilettanti ai professionisti è quello più importante, magari anche più difficile a volte. Poi lui è andato via, è andato al Cittadella, mi pare. Già, no? Giusto. È tornato e poi lì magari ha avuto un ruolo un po' diverso, ha dovuto un po' sanare la squadra che lì... Facendo anche più ruoli lui, no? Sì, proprio. Sì, poi è diventato presidente anche dopo la morte di Leopold Kollar. E lì, sotto il piano finanziario, lui ha lavorato sicuramente molto bene, perché adesso se la società adesso sta bene e sana, si deve tanto a Werner Seber. Grandi e Minesso? Ma di Minesso mi ricordo un episodio non tanto, no? Non tanto bello, okay. Quello nella finale playoff con la Provercelli, nella partita d'andata a Bolzano, è lui che si è fatto saltare troppo facilmente. Vero? Sul cross, dove poi ha anche fatto un piccolo errore Facchin. Però l'errore grave secondo me era quello di Minesso che si è fatto saltare troppo facilmente, poi alla fine quel gol ci è costato, si può dire, il salto in Serie B. Beh sì, Grandi l'abbiamo visto giocare poco, anche se in quell'anno con vecchio allenatore era il secondo di Marcone, qualche partita la fece, no? Sì, poi quando lui è andato via ha fatto veramente molto, molto bene.
Qua, infatti, come hai detto te, si può dire poco di lui, ha giocato poco. Però, no, di Minesso dispiace non ricordarlo per quell'episodio lì, perché poi lui ha sostituito Campo. Bravo. Quando è andato via. Che andò alla Cremonese. E anche da lì poi è nata un po' quella squadra che ci ha, vero, fatto sognare, no? Con Minesso, Turchetta, Corazza davanti. Non una brutta squadra. No, no, una squadra quasi perfetta, bisogna dire. Ok, bene così. Adesso ci andiamo a vedere gli highlights di Südtirol Triestina, con i biancorossi che dicevano conquistato la loro seconda vittoria di fila, il loro 12° risultato utile nelle ultime 13 partite, balzando, come abbiamo detto a più riprese, al 5° posto in classifica. Vediamo. Ben ritrovati qui dallo stadio Druso di Bolzano, dove insieme a me Stefano Cardo e naturalmente al canale della Serie C TV ospitato sulla piattaforma di SportTV Eleven Sport seguiremo l'incontro valevole per la 23esima giornata. Prova a girarla Fink, Vinetto rischia qualcosa, attenzione D'Arma, vince il contrasto, Arma è solo, Arma se la allarga troppo però, ancora lui, scusate, Mensa prova il sinistro ma sbaglia. Bracaletti dentro l'imbucata per Petrella che appoggia all'indietro per Arma, attenzione, eccolo qua Petrella con il destro, palla alta di Ugnini, pallone ancora su Südtirol, naturalmente che ci crede, finché con il destro ci prova, facile per Miore, mica tanto, poi anticipa, tanto lancio del Südtirol, palla messa fuori, la palla rimane lì per Arma, sotto le avute la squadra ospite, tanto Lambrughi, avanza Lambrughi dentro il cross di sinistra, attenzione Arma di testa, Offredi con Fink, cavalcata di Fink, centrale Fink, attenzione a Fink, prova a tirare ma lo fa, ma che spesso e volentieri barcollato in questo campionato, dentro il cross di Porcari, Arma di testa, attenzione, palla però che va a lato di pallo, Arma, avanza Arma allarga sulla destra, Petrella, attenzione a Petrella, si accentra con il sinistro, palla sul palo per Porcari, però sbaglia Porcari stavolta, allora attenzione a Zanchi che alza la testa, prova il sinistro, trovato Jasi, stavolta il numero è buono, Jasi, attenzione a Jasi, avanza Jasi, però a sinistra, Costantino a destra, Costantino attenzione, Costantino destro, rete, sempre lui! Segnaleremo il cambio dentro il cross, attenzione calcio d'angolo, palla messa fuori, la mette giù Arma, no scusate, Lasni, attenzione di testa! Però, no scusate, Jasi, attenzione a Jasi, ancora lui, si è svegliato, Jasi, un dribbling, due dribbling, dentro per Costantino, attenzione, Costantino, ancora lui, Costantino, miracolo di Miori! Nuovamente Südtirol con Fink che allarga sulla destra per Tait, dentro il cross per Costantino, che tocca, rimessa laterale per gli ospiti, Libutti cerca Arma, prolunga in qualche modo la difesa del Südtirol, Petrella dentro la palla, dentro per Mensah, casca per terra, rigore, trattenuta, calcio di rigore. Tutto è pronto, Bracaletti dal dischetto con il destro, Bracaletti destro, spiazza completamente Offredi e al 24esimo pareggia. Intanto Jasi, Cia con il sinistro in mezzo, la palla è buona per Candellone che si gira, attenzione a un tentativo di autorete clamorosa. Aspettano il pubblico di casa, aspetta solo il fischio che arriva adesso. Finisce qua, Südtirol batte Triestina 2-1, vantaggio del Südtirol al 4 minuti. Kevin, bravi, anche se non è una vittoria magari fra le più limpide che avete ottenuto, perché avete saputo soffrire nel primo tempo, tenere botta, non subire gol, e poi insomma i primi 20 minuti della ripresa sono stati tanta roba. Sì, giustamente parliamo spesso della forza del gruppo, che siamo un bel gruppo. Secondo me sono in questi momenti che lo dimostriamo in campo, perché sappiamo soffrire quando c'è bisogno e niente, avere pazienza per poi portare a casa 3 punti, perché alla fine... Poi uno dice, nel finale magari hanno avuto anche un po' di fortuna, vero, ma ve la siete andati a cercare, sì. A partire dalla panchina della scelta del mister che mette dentro la terza punta Candellone, poi aggiunge anche Cia, insomma. Bravo, no? come in altre partite invece si è girata contro, invece che questa volta ce lo siamo cercato e ci è girato bene.
Ok, bene così per la prima parte, solo la prima parte di questa nuova puntata di White Red News. Adesso andiamo in un break pubblicitario, poi torneremo e continueremo a parlare con i nostri ospiti, ma vi mostreremo anche il servizio che vi ho preannunciato rispetto alla visita recente di una delegazione di calciatori dell'FC Südtirol alla scuola media Aufschneider di Bolzano per incentivare i ragazzi alla pratica sportiva. Allora, fra poco, non andate via. Rieccoci amici sportivi, ben ritrovati con questa nuova puntata di White Red News. Prima di tornare a coinvolgere i nostri due ospiti, che sono il difensore centrale dell'FC Südtirol Kevin Vinetto e il collega Alex Raffiner, ci andiamo a vedere, visto che siamo anche un po' scaramantici e abbiamo portato fortuna nella scorsa puntata a Rocco Costantino, ci andiamo a vedere, dicevo, una videoclip con tutti i gol stagionali appunto di Rocco Costantino, 9 in campionato più 1 in Coppa Italia, vediamo. Allora, Rocco Costantino, che ci guarderai sicuramente, noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, abbiamo mantenuto la promessa, aggiornata la videoclip con l'ultimo gol, quello di sabato scorso contro la Triestina, successivo alla tua presenza qui in studio, quindi noi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Kevin, ti aspettavi sinceramente che un calciatore alla sua prima esperienza fra i professionisti arrivasse e facesse non solo così tanti gol, ma fosse anche così decisivo, perché Rocco è davvero decisivo per voi? No, me l'aspettavo, no, perché non lo conoscevo, okay. Però cioè, dall'inizio ho visto, cioè, lui è un ragazzo che si impegna tantissimo, che ci crede tantissimo e a me mi fa tantissimo piacere perché, cioè, lo ripeto sempre, dai che sei importante, dai che farai gol, tranquillo, perché lui appena non lui segna, poco, no? Appena non segna un po' si risente, però... Okay. No, io ce lo vedo, si impegna, lavora tantissimo e ci aiuta tanto anche noi. Cioè, il bomber. Assolutamente. Il primo giorno che l'ho visto l'ho chiamato bomber così perché non sapevo neanche se era attaccante o no, però... Ok, però l'hai scoperto strada facendo, sì. È stata una bella scoperta. Sì. La critica in particolare, Francesco Bertagnoli, che è il corrispondente della Gazzetta dello Sport, dice che la vera forza però di questa squadra è la difesa, che nelle ultime 13 partite, l'abbiamo detto, per 9 volte non ha subito gol, che è fra le 5 migliori difese del campionato, però mi viene da pensare, nelle prime 8 partite di campionato forse era il punto debole, perché avete subito 13 reti. E allora qual è stato il segreto di questa trasformazione? Perché davvero adesso farvi gol è un'impresa.
Ma come dice, ripeta sempre il mister, cioè, la difesa è più la fase difensiva che la difesa. Il lavoro di squadra. Parte dalla prima punta che indirizza i giocatori, che non li fa giocare, che loro poi magari mandano via la palla e noi dietro siamo bravi in preventiva o... Cioè comunque a livello fisico siamo tutti abbastanza alti, quindi c'è più la fase difensiva che una volta che l'abbiamo messa sistemata. A posto, sistemata, e sì, diciamo che è un nostro punto forte. Dai. Alex, a tal proposito ti chiedo, è una delle difese più forti della storia del Südtirol? Come fase difensiva sicuramente, no? Perché come ha detto lui, no, è proprio la compattezza della squadra che in questo momento fa la differenza, no? Perché si muove veramente sempre molto in armonia, no? Attacca, linee strette. Sì, e poi sa anche bene quando deve difendersi, no? Con 10 giocatori dietro, no? Perché abbiamo visto lì Zanetti è veramente molto bravo nel leggere le partite. Con la Triestina lui, primo tempo, magari anche studiandola, magari un po' così, sapeva che come qualità l'avversario è superiore, allora ci mettiamo dietro, solidi, aspettiamo e sapendo che poi la difesa è forte e un gol magari si trova, e poi così è anche stato. No? Su Rocco, sorpreso anche tu, Costantino naturalmente, perché all'inizio insomma non ci si poteva aspettare forse così tanti gol e poi guardavo una statistica, così tanti gol decisivi, perché di fatto i gol segnati da Rocco Costantino hanno portato il 55% dei punti che detiene il Südtirol, che è tanto, No, è sicuramente una sorpresa. Poi ricordiamoci che non è stato preso per fare il titolare, quindi sta facendo veramente molto bene. E si vede che crede molto nel lavoro, crede molto in se stesso, non si pone limiti, è molto sicuro di se stesso. Entusiasta quello è importante, poi, no? Sì. No, sta facendo una stagione straordinaria. Poi sicuramente lui è uno se non fa gol, magari non si vede tanto. E poi anche perché contro la Fermana non è che ha fatto molto bene, è stato anche lì bravo il mister a dargli un'altra possibilità. Magari uno ha detto, entra Candellone, fa subito gol, allora io con la Triestina punto su Candellone e Giasi, lascio fuori Costantino, che magari poi lì si rompe qualcosa. No? Certo. Lui da uno che fa 8-9 gol nella prima parte di stagione, gli ha dato ancora fiducia. Gioca male una partita, gli dà un'altra possibilità e poi lui si ripete subito e è di nuovo decisivo. Ok, bene così. Adesso ci andiamo a vedere il servizio che vi ho più volte preannunciato. È inerente una recente visita di una delegazione di calciatori dell'FC Südtirol alla scuola media Aufschneider di Bolzano per incentivare, lo dicevo, i ragazzi alla pratica sportiva, non solo calcistica. Vediamo. Oggi un incontro con i giovani per parlare di sport, lo sport fa scuola. Innanzitutto ci fa molto piacere essere qua a passare questa mattinata con i ragazzi. Prima siamo stati su nella classe, abbiamo risposto alle loro domande, adesso siamo qua che ci riuniamo un po' insieme. Per noi sicuramente è importante trasmettere la gioia e il divertimento che è lo sport per noi, che in questo caso il calcio per noi, e sicuramente ci fa piacere che i ragazzi si stanno divertendo e tutto qua. Appunto lo sport fa scuola, cosa ha dato lo sport proprio a livello di insegnamento? Per me sicuramente lo sport è sempre stata una gran parte della mia vita. Io sono uscito da una famiglia che è molto sportiva, mia mamma faceva insegnante di ginnastica, mio papà comunque faceva tanti sport e loro già da piccoli, a me e le mie due sorelle, siamo stati portati verso lo sport, anche se poi i genitori più non ci hanno mai detto di fare qualcosa, ma hanno sempre voluto che siamo noi che piace fare le cose, e forse per questo è nato questo amore per lo sport. Dovessi dare un consiglio a livello generale, non solo per fare calciatore professionista, quale sarebbe il tuo consiglio? Ma
Ma la cosa più importante è sempre il divertimento. Quando ti diverti a fare una cosa, allora ha un senso, altrimenti forse è meglio non farla. Questo secondo me è la cosa più importante. Voglio ringraziare i giocatori dell'FC Südtirol di aver partecipato a questa iniziativa. Noi facciamo di tutto per aumentare lo sport nelle nostre scuole, perché sappiamo che è importante per i nostri bambini, per i nostri giovani. Per quello, soprattutto, questo sostegno da parte vostra è importante. Ok, siamo in chiusura di trasmissione, il tempo di salutare e ringraziare i miei ospiti. Grazie in bocca al lupo per il big match a Bassano, a Kevin Vinetò. Grazie Kevin. Grazie Crepilupo. Grazie come sempre per il contributo giornalistico anche ad Alex Raffaine, grazie Alex. Grazie, ciao a tutti. Davvero tutto per questa puntata di White Red News, la prossima come sempre è in programma venerdì della prossima settimana alle ore 21 con replica sabato alle ore 12. Nel frattempo l'augurio di una buona serata.